Vittorio, gara sicuramente molto sentita, insomma, dove tutte e due le squadre non volevano perdere, anche se voi nel secondo tempo avete manifestato una certa supremazia territoriale. Sì, si sapeva che si trovava un Alberoro ferito perché domenica ha perso in casa con l'FA anche meritatamente, siccome sappiamo che la vita dell'Alberoro è sempre tanto lunga, siccome inizialmente si è pensato un pochino più a coprirsi per ripartire bene, infatti due o tre occasioni ci è mancato l'ultimo passaggio per mettere in condizione i nostri attaccanti di concludere la rete. Secondo tempo c'è stata una crescita anche fisica dei nostri ragazzi, un gran palleggio in mezzo al campo che veramente gli devo fare complimenti, e per poco non si è raggiunto la vittoria che in fondo forse era meritata. Con quell'azione proprio all'ultimo tuffo? Sì, ma a parte l'azione all'ultimo tuffo, anche tutte le palle inattive che abbiamo messo lì in mezzo, studiate per un soffio, non siamo andati alla conclusione o andare a colpire all'impatto di testa dei nostri centrali, in cui abbiamo giocato con una difesa 3 oggi anche abbastanza alta per andare a contrastare le loro punte e più anche per sfruttare le palle inattive che sono state tante a nostro favore. La cosa più bella è stata vedere questa tribuna piena, un pubblico che ha corretto, che alla fine si è goduta la partita e è andata a casa in maniera tranquilla. Sì, ma sai, in Val di Chiana, Montagnana e Alberoro sono un esempio di folklore, un esempio di tra di noi anche di sportività, anche se sfottò ci sono sempre, però c'è sempre intelligenza da parte di tutti. Veramente devo fare complimenti a tutte e due le tifoserie perché sono state bellissime anche da ascoltare e da vedere. Adesso bisogna guardare avanti. Sì, certo, bisogna guardare avanti, noi viene da 6 risultati utili consecutivi, domenica andiamo a far visita al Capolona in cui andremo a giocarsela per cercare di raggiungerla in classifica e andare avanti, recuperare soprattutto qualche giocatore importante come può essere Cetoloni, Chiucciolo, Lazzeroni che nelle ultime 4 partite ci sono mancati, senza escludere il nostro capitano Tobia Foglianesi che è fuori per un grave infortunio. Grazie. Prego.